Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ragazzi, reaction. Non ne faccio spesso sul canale perché non mi viene quasi istintivo farle, però ragazzi, qua ero praticamente obbligato. Ero letteralmente obbligato. Perché è uscito un trailer con tutte le varie key features, ovvero sarebbero tutte quelle meccaniche principali di Eiyuden Chronicles 100 Heroes, uno dei giochi che sto più seguendo in questo 2024, che è fondamentalmente un'erede spirituale di Suikoden, soprattutto chi ha giocato l'1 e il 2 principalmente avrà delle vibes fortissime con questo gioco, sia per quanto riguarda la personalizzazione dei personaggi, ma anche per quanto riguarda proprio quello che si vede, proprio tutto quello che si vede in gioco. E voglio assolutamente vedere questo trailer, voglio fare una reaction con voi perché, non lo so, i feels o comunque le emozioni saranno tante secondo me, quindi vediamo. Allora, intanto aspetta un secondo solo che già qua stavo vedendo. Ecco, qua ci sono giusto un paio di personaggi, quelli sono i soldati. Questo è il protagonista. Questo che vedete qua, questo è il protagonista che è fondamentalmente Ryu di Suikoden 2. Qui abbiamo Jengen e poi vabbè, altri personaggi. Ecco, 100 heroes unite. le battaglie campali, queste sono proprio esattamente come quelle di Suikoden, no? Con le varie truppe, no? Terra, cavallo, arciere, poi ci saranno probabilmente quelli con le rune, chissà altro. One objective at heart. Ecco le battaglie bellissime. Welcome to the epic tale of Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Mamma mia. Follow three legendary heroes as they meet over 100 allies, each. Vedete, seguite tre protagonisti che avranno bisogno di 100 alleati che richiamano tantissimo le 108 stelle del destino dei vari To Suikoden. revealing deeper truths and life's purpose. Noah, a Noah. rash guard, fearlessly plunging into the throes of war. Sane, a visionary imperial officer chasing Palesemente his Joey. grand dream. E Nanami. Marissa, a destined guardian sworn to protect the Rune Barrows. Palesemente. Their meeting was fate, and with your help, they will change the world. Just so happens you're a man worth risking our lives Jengen. for. If you've got questions, I Oddio, tu potresti imagine essere Eli? A leader must cling fast to their beliefs. Ecco, tu sei waifu già subito. I believe everything is in order. Heroes join the cause, each driven by their own purpose and conviction. Cioè che li devi reclutare. Alliance surpasses 100 heroes, a vital part of this heroic tale. Perché reclutarli giustamente vi consentirà molto probabilmente di avere il finale, diciamo il true ending, no? Dove appunto collezionando le 108 stelle del destino si aveva la possibilità di modificare il finale del gioco. Alron, a storied continent of myriad nations. A world where mystical rune lenses and the might of the sword reign supreme. The Chaldean Empire's quest for rune lenses stretches across. Ma cos'che? Ma The Chaldean Empire's è quest for rune Agares Blight lenses stretches. questo? È Agares Blight. E questo è l'esercito di Highland. E siamo alle Renuil, praticamente. Cioè, Suikoden 2. Across vast lands. Noah and the Watch are dragged into the Questo è il search. golem. But catastrophe unfolds, and a devastating blaze suddenly engulfs Noah's homeland. Yet, it is all the dawn of a darker conspiracy. Featuring nostalgic pixel art characters. Noah, Noah, Aniki!
Sì. Set against the backdrop of vibrant 3D landscapes. Vabbè, classico, sì. HD2D con pixel art. Bellissimo. Every hero wields unique abilities vital for the battles ahead. Ideally we would avoid confrontation. Ma guarda che bello! Tipo la luna a fuoco. Hold those dorsal fins, oi! Magical cutie missile! Gli attacchi combinati. Building strong ties within your party allows you to use powerful hero combos. Bellissimo. Mi sta venendo da piangere. C'è proprio, proprio i flash di Shuikoden. Incredibile. With over 100 potential alliances, each bond strengthens your might. Gli attacchi a 3, a 4, a 5. Strategically exploit the terrain for triumph. Bellissimo! Ci sarà anche il terreno da dover sfruttare. Triumphant victories. The narrative unfolds through several. Ah, guarda che bello le battaglie campali. Oversee the battlefield in war mode to strategize and command with foresight. Victory hinges on tactical unit advancement against enemy forces. Che bellezza. Your legion's strength multiplies with each new member. Yet, on the battlefield, each hero's faith and resolve are put to the test. Experience dynamic conversations that shift with each unique adversary you face. The battle rages on. Nations are drawn in, transforming the entire continent into a vast battlefield. Quindi frasi apposta. All heroes need a respite. In base a chi combatte e chi non combatte. Here lies the headquarters, where our heroes convene to quell the war. The expansion of your town is... Ah, l'headquarter, certo, giustamente, diciamo, l'hub di gioco, no? Il castello della tua armata, che giustamente poi avrà come quartier generale, che man mano, diciamo, diventerà sempre più figo in base anche a quanti personaggi riuscirai a reclutare, diventerà, cioè aumenterà di livello. Each new ally revitalizes the town with added pastures, fields and facilities. Ecco, ogni nuovo personaggio permetterà comunque di, diciamo, riattivare, no, revitalizzare la città. Quindi il mio, che tra l'altro non è esattamente un castello, ma è proprio una cittadina, cioè riusciremo in un modo o nell'altro a formare proprio una cittadina. As you progress, i minigiochi, you can unlock a series of engaging minigames. La cucina, non ci credo, hanno messo la cucina come in Shuikoden. Questa è palesemente la cucina di Shuikoden 2. E c'era anche la pesca di Shuikoden 2. Solo i Beyblade era, diciamo, la trottola, era un qualcosa di nuovo. Ma non ci posso credere. Oddio, il gioco di carte? La gara di... What the f... Heroes infuse the town with vibrant energy. Cultivate your town alongside the heroes, gearing up for what lies ahead. Be the hero you always wanted to be. Embark on a tale with 100 companions and forge their destiny in this epic journey. Madonna. E lo mettono sul Game Pass, fortunatamente. Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Mark your calendars for April. Il 23 aprile del 2024. Game Pass, ragazzi. Lo mettono sul Game Pass. Non vedo l'ora. Day One. Questo si gioca day one, proprio easy. Senza nessuna remore. Proprio day one fisso. Cioè sul Game Pass lo mettono. Lo mettono sul Game Pass. Che bellezza. Che
Che bellezza. Speriamo che nel frattempo io abbia già finito anche Rebirth, anche se in realtà anche no, preferirei anche no, però in un modo o nell'altro dovremo finirlo prima o poi, quindi bellissimo. Cioè veramente ci sono talmente tante similitudini che proprio mi sta venendo la pelle d'oca a ripensare a Suikoden, a rifare le stesse cose di Suikoden, quindi mettersi lì a perdere tempo, a cercare di reclutare i personaggi, a cercare di capire come reclutare i personaggi, soprattutto vedere quali saranno i tempi morti per reclutare i personaggi, perché non tutti i personaggi potranno essere reclutati subito, quindi ci saranno poi alcune condizioni che bisognerà soddisfare, no? Che bellezza. Che bellezza. La prima run sarà molto fallimentare, sinceramente. Sarà veramente fallimentare la mia. Cioè, non riuscirò probabilmente mai e poi mai a prenderli tutti e 108, ma ci proverò. Ci proverò. Sperando di potercela fare la prima run, ma sarà difficile. Sarà veramente, veramente difficile. Ragazzi, che dire? Non vedo l'ora. Io non vedo l'ora, sono completamente rapito da sono completamente rapito da questo titolo e non vedo l'ora. Non vedo assolutamente l'ora di poterlo giocare. Veramente pazzesco. Veramente pazzesco. Veramente veramente pazzesco, troppe vibes di Suikoden 2. Proprio il 2 è più dell'1 in realtà. Mi ricorda molto più il 2 che l'1. C'è proprio un'impronta incredibile. Ragazzi, che dire. Spettacolo. Veramente spettacolo. Spettacolo.